proprio con i ragazzi lo ricordiamo molto spesso durante l'anno. Andiamo nelle scuole, raccontiamo la sua storia e le dico in realtà spesso avviene il contrario, sono loro che raccontano a noi la storia di Giancarlo, quello che è successo, la sua vita, i suoi articoli, quello che ha scritto e perché è morto. Quindi spesso è l'emozione proprio questa, sentirsi raccontare di Giancarlo. I ragazzi già lo conoscono, già sanno chi è stato e soprattutto la cosa importante è che lo sentono ancora vivo tra di loro. Giancarlo Siani oggi avrebbe 63 anni. Ci piace pensare che sarebbe una grande firma del giornalismo d'inchiesta. Già lo era del resto a 26 anni, quando il 23 settembre 1985 fu ucciso da due sicari della Camorra per aver pubblicato in esclusiva articoli su alcuni clan camorristici e sui legami con Cosa Nostra. 37 anni dopo, come ogni anno, il ricordo non cambia, anzi si rafforza. Io penso che l'eredità che ci ha lasciato Giancarlo nella sua azione quotidiana, ma anche nella sua caparbietà di poter affermare la verità e soprattutto di poterla raccontare, testimonia, e questo è un insegnamento che va a tutti i ragazzi che sono qui con noi, come non c'è nessun strumento più potente per difendere la nostra democrazia che la conoscenza e l'informazione. Sapere le cose significa difendere la verità, significa informare i cittadini, significa creare senso di partecipazione democratica, che sono gli autentici anticorpi rispetto a tutti quelli che sono i mali del nostro tempo presente. Credo che il modo per onorare Giancarlo Siani è farlo ogni giorno, ricordandolo oggi, ma ricordandolo nelle nostre azioni quotidiane. E a lui va il nostro pensiero, il nostro affetto e anche la nostra riconoscenza, perché il suo sacrificio è stato tanto per tutti noi e per la nostra città.